Buonasera a tutti, siamo qui con Paolo Pendenza, che è caro amico e dirigente di un istituto superiore in Trentino, e la persona giusta per porgli qualche domanda su questi tempi molto particolari che sta vivendo l'istruzione e l'educazione. Di fatto, Paolo, siamo in uno scenario educativo che non ha mai affrontato nessuno. E per molti è anche destabilizzante in qualche modo. Da un lato dovete garantire i bisogni educativi, dall'altro quelli anche psicosociali dei ragazzi. Quindi dal tuo osservatorio, come sta cambiando il modo di intendere l'istruzione, l'educazione? E poi cosa stiamo imparando da questa situazione? Grazie della domanda e buonasera a tutti. Ciao Roberto, piacere rivederti. La questione è una questione direi cruciale. Ecco, tu hai parlato di relazioni anche socio-affettive, e la scuola direi che si basa sulle relazioni. Chiaramente in questi tempi di Covid le relazioni sono fortemente messe in discussione. Stanno diventando sempre più precarie, e questo chiaramente mette in qualche modo in crisi il sistema, a partire sicuramente dai bambini più piccoli e ai ragazzi più grandi, ma fino agli stessi insegnanti, fino agli stessi adulti che lavorano all'interno della scuola. Non deve essere facile. Non è facile per nessuno, diciamo, no? Ecco. E allora tu chiedi che cosa stiamo imparando. Una cosa probabilmente che stiamo imparando tutti quanti è veramente il valore della relazione, no? Della relazione intesa proprio come incontro, come guardarsi negli occhi, come riuscire a toccarsi, ad avvicinarsi, e un tipo di relazione che probabilmente consideravamo scontata, ecco, fino all'altro ieri, diciamo, ecco. E adesso ci rendiamo conto di quanto sia importante. A questo punto però mi viene da dire, sì, la relazione è molto importante, per la scuola direi è centrale, ma la scuola di ieri, diciamo, ecco, metteva veramente la relazione al centro, questa relazione che adesso ci manca tanto, era veramente il punto nodale, il riferimento essenziale, ecco, nella pratica scolastica di insegnamento-apprendimento? Ecco, a me viene da dire forse no, o forse non abbastanza. E il fatto che non fosse abbastanza al centro la relazione già creava un certo disagio, soprattutto fra gli studenti. Non sempre, non dovunque, più nelle scuole superiori che nelle scuole elementari, dove sicuramente c'è più cura della dimensione relazionale e affettiva, ma un certo disagio c'era già. Adesso questo disagio sta in qualche modo esplodendo e ci sta facendo capire che l'ascolto reciproco, tutta la dimensione emotiva, affettiva, tutti questi aspetti qui dovrebbero essere il centro delle nostre riflessioni su cosa vuol dire fare scuola. Certo. Perché in qualche modo non erano probabilmente valorizzate abbastanza neanche prima. Questo mi fa venire una seconda domanda però, Paolo, cioè ci siamo evoluti, tra virgolette, su una dimensione molto tecnologica adesso dell'insegnamento a distanza, però la classe è, come tu dici, uno spazio affettivo, uno spazio emotivo, sia tra pari che con i docenti. Vygotsky diceva che noi impariamo dalla relazione interiorizzandola,
quindi diventiamo noi stessi attraverso gli altri. E diceva anche che un pensiero non nasce da un altro pensiero, nasce da tutta quella sfera cosciente di sensazioni, di motivazioni, di impulsi, di bisogni. Allora, come può la tecnologia valorizzare questo spazio interiore del sentire e delle emozioni senza il quale la classe diventa un luogo asettico, freddo comunque? Cioè, si lavora sul piano cognitivo, su catene di pensieri in sostanza. Oppure la tecnologia ci può aiutare in questo? Allora, quello che dico sempre è sicuramente una scuola in presenza è meglio che una scuola a distanza, ma una scuola a distanza è meglio rispetto a nessuna scuola. Okay. E così, se stando in presenza è possibile realizzare appunto una relazione più profonda, più autentica fra le persone, così a distanza, in una scuola a distanza, questo non significa che la relazione sia totalmente assente. Diciamo che la relazione è più difficile, ecco, e bisogna impegnarsi e imparare magari anche delle metodologie per costruirla, per rinforzarla, per crearla a volte, ecco. Certo, perché si può usare il tono di voce forse piuttosto che tanti strumenti, diciamo, diversi, sì, dagli occhi negli occhi. Sì, io penso soprattutto al coinvolgimento degli studenti, no? Ancora, purtroppo, quando si pensa alla tipica, alla classica lezione, no? A scuola, no? Si pensa al docente, ecco, che racconta, che parla, che spiega, no? E agli studenti che prendono appunti, no? Ecco. Chiaramente non sempre è così, non ovunque è così, però diciamo è un'idea ancora prevalente nella nostra scuola, no? Quello che manca in questa scuola, diciamo che adesso chiamiamo per capirci tradizionale, ecco, è il coinvolgimento in prima persona degli studenti, cioè creare un contesto in cui gli studenti possano sentirsi ed essere anche protagonisti della lezione. Questo significa, come dico spesso, creare delle lezioni strutturate, cioè in una parte c'è l'insegnante che spiega, parla alla classe, in un'altra parte però gli studenti si dividono in piccoli gruppi, fanno ricerche, esprimono i loro punti di vista, imparano a confrontarsi e poi magari riferiscono, presentano quello che hanno capito a tutti i compagni. Ecco, questo è un modo di far scuola in cui lo studente può sentirsi più protagonista. Allora, questa metodologia, diciamo, una metodologia strutturata, a maggior ragione nel momento in cui la scuola è a distanza, dovrebbe essere introdotta. Certo. Il modo peggiore per fare scuola quando si è a distanza è l'insegnante che parla e gli studenti che ascoltano, anche perché non sappiamo neanche bene se veramente ascoltano, perché magari sono nascosti dietro uno schermo nero perché la connessione è instabile, no? E quindi c'è bisogno di spegnere le telecamere. Ecco, allora la direzione secondo me in cui bisogna andare è quella di creare le condizioni affinché gli studenti possano essere il più possibile attivi. Questo vale adesso che siamo a distanza, ma è qualcosa che se impariamo a fare, poi varrà ancora di più, maggior ragione quando poi torneremo in presenza. Potrà essere qualcosa che abbiamo imparato veramente. Assolutamente. E quindi tu dici che in questo coinvolgimento il piano affettivo, il piano emotivo viene messo in gioco in sostanza. Chiaramente in misura più limitata rispetto a quando due compagni di classe magari
parlano fra loro stando vicini, ecco. Però in qualche misura si può recuperare questa possibilità dei ragazzi di confrontarsi con i loro coetanei e di sentire che stanno costruendo qualcosa, stanno costruendo conoscenza, ecco. Non semplicemente vengono considerati come studenti che devono ascoltare e poi ripetere quello. Assorbire conoscenza. Ti faccio un'ultima domanda, Paolo, perché questa è una piccola clip che vuole stimolare soprattutto. E ti faccio una domanda sui ragazzi proprio. Tu dirigi un istituto superiore, un periodo della vita particolare, quindi di grande trasformazione, di grande sviluppo, anche di emancipazione, di uscita da casa, che invece loro devono vivere in una dimensione molto più occlusa e inclusa, nelle mura domestiche. Secondo te, che tipo di sentimento prevale? Più un sentimento cupo, di distanza, oppure si sollevano interessi, curiosità? Come se la vivono questa situazione? Ma noi sappiamo che i ragazzi, soprattutto in età adolescenziale, per loro la dimensione di relazione fra coetanei, fra pari, è assolutamente essenziale, no? È proprio l'età in cui sono i coetanei che diventano il punto di riferimento, non sono più gli adulti, in particolare i genitori. Quindi io vedo che sicuramente vivono con molto disagio, ecco, questo momento. Lo vediamo anche dalle proteste, no? Che spontaneamente stanno sorgendo in varie città italiane. Anche nella mia scuola a Rovereto ci sono stati studenti che hanno, fra virgolette, manifestato venendo di fronte alla scuola con i materassini e con i computer o i telefonini, no? Per seguire le lezioni a distanza, no? Ecco. Quindi sicuramente per loro è fonte di disagio. Possiamo anche dire, guardando l'altra faccia della medaglia, che questi ragazzi, questa generazione, sta scoprendo il valore della scuola. Gli stessi ragazzi che magari fino all'altro giorno magari un po' sbuffavano per andare a scuola, no? Svegliarsi presto la mattina, andare tutti i giorni, 5 ore, 6 ore, no? Ecco, ascoltare docenti e così via. E questo era vissuto come una cosa pesante, ecco. Adesso stanno invece scoprendo che può essere qualcosa di prezioso. E detto questo, comunque il disagio c'è in loro, ma ho la sensazione che il disagio ci sia anche fra gli insegnanti, questo dobbiamo dirlo. E qui vedo una situazione anche un po' complicata, un po' difficile, no? Ecco, perché in questo disagio, che è un disagio soprattutto emotivo, le persone hanno a maggior ragione bisogno di essere ascoltate, no? E quindi i ragazzi devono essere ascoltati, è importante che ci siano spazi affinché possano dire quello che sentono, quello che provano, quello che stanno vivendo, ma anche gli insegnanti, bisogna trovare spazi affinché anche gli insegnanti siano ascoltati. E questo, se vogliamo, è ancora più complicato, no? Perché a loro si chiede nello stesso tempo anche uno sforzo in più, quello di innovare una scuola che ovviamente non può essere quella di prima, no? E deve essere diversa. E quindi gli insegnanti si trovano in questa situazione, diciamo, un po' stressante, come dire, no? Ecco, da una parte vorrebbero essere ascoltati da qualcuno, che ci sia qualcuno che ascolti le loro anche
frustrazioni, difficoltà magari a usare una tecnologia a cui non sono abituati, così. Nello stesso tempo però il sistema, la situazione, mi verrebbe da dire, chiede da loro uno sforzo in più, che qualcuno sicuramente è pronto, ecco, per dare, per qualcun altro invece è decisamente più difficile. Certo. Quindi mi sembra di capire, volendo fare una conclusione che non lo è, che come sempre impariamo qualcosa dalla mancanza, sia i ragazzi che gli insegnanti, che tutta l'istituzione. Ci insegna niente, ancora una volta, quando qualcosa ci viene tolto, noi impariamo in quel momento lì. Sì, è una situazione che ci sta sfidando tutti, ecco, e tutti dobbiamo un po' metterci in discussione e usare un po' di... credo che ci voglia sia coraggio sia creatività in questo momento.